Bene, dopo che abbiamo pregato, possiamo iniziare questa nostra giornata e iniziare insieme questo tempo di ritiro che sarà scandito fondamentalmente da tre tappe, tre soste che faremo insieme. Questa mattina ci lasceremo aiutare da alcuni brani biblici, da alcuni passi della Sacra Scrittura che spero possano essere illuminanti un po' della nostra esperienza. E ci accorgeremo anche della distanza a volte che si viene a creare tra quello che noi ascoltiamo nella parola e poi quello che in realtà è il nostro vissuto, la nostra esperienza quotidiana, l'esperienza di ogni giorno, la lotta quotidiana con cui noi ci veniamo a trovare nelle circostanze della nostra vita e con le persone che solitamente condividono il nostro cammino. Ma permettetemi di prenderla alla lontana, cioè di iniziare esattamente dalla Genesi. La cosa che colpisce nel meraviglioso racconto della Genesi è il fatto che mentre Dio crea tutta la bellezza della creazione, separa il cielo dalla terra, la luce dalle tenebre, mette le stelle nel cielo, divide il mare dalla terraferma, fa popolare i cieli, la terra, fa tutta questa creazione e nel cuore di questa creazione colloca l'uomo, colloca Adamo. Già nel leggere il testo abbiamo subito la percezione che c'è una struggente bellezza attorno ad Adamo. È tutto bello. Non a caso noi lo chiamiamo il paradiso terrestre. La bellezza è capire che le cose non sono mai sbagliate, non sono nel posto sbagliato, in un tempo sbagliato, ma sono al posto giusto nel momento giusto. Tutto è armonia. Non c'è niente che minaccia la vita dell'uomo, anche se si trova in mezzo agli animali che sono selvatici, anche se si trova davanti a una creazione, non è spaventato dalla creazione. Pensate in questi giorni che cosa la natura ci sta dicendo anche, no? Rispetto ai drammi che tanti nostri fratelli e sorelle stanno vivendo a causa della pioggia, ma potrebbe essere a causa del terremoto o a causa di tante altre cose. Un uomo che perde la vita perché un orso lo attacca. Insomma, passare dal paradiso terrestre a quella che è la nostra invece esperienza di oggi significa capire che la differenza è questa. Prima tutto è armonia e noi ci troviamo nel cuore di questa bellezza e di questa armonia. Poi sembra che tutto viene messo in discussione, non c'è più questa armonia. Tutto diventa un problema, un pericolo da cui difenderci. Ma vorrei che per un istante noi ci lasciassimo evangelizzare dalla bellezza di questo racconto. Adamo è collocato nel centro del paradiso terrestre, ha tutto intorno a sé che parla di bellezza e di armonia, Dio parla con lui e Dio chiede ad Adamo di fare anche delle cose. Adamo non è un soggetto passivo nella creazione, a un certo punto Dio lo coinvolge nella creazione. Con un gesto che è di una tenerezza e di un amore straordinario, a un certo punto chiede ad Adamo di dare un nome agli esseri viventi. E attraverso questo nominare le cose, Adamo partecipa alla creazione. Anche lui è un co-creatore. C'è una parola italiana che corrisponde a questo termine che sembra un po' desueto, no? Grazie a questa collaborazione, Adamo diventa concreto. Con creare. Le persone, quando sono concrete, partecipano della creazione di Dio. Voi capite che il male fa esattamente il contrario, non vuole che siamo concreti, vuole che siamo astratti, che non quagliamo, che non tocchiamo i fatti delle cose. Quindi, quando si è dalla parte di Dio, cioè quando si vive autenticamente una relazione con Dio, una relazione spirituale, il frutto di questa relazione spirituale lo si vede dal fatto che quella persona è concreta. Il male invece ci tiene in una forma di alienazione, ci fa analizzare, ma non ci fa mai concludere, ci fa sentire in colpa, ma non ci fa mai chiedere perdono, ci imprigiona in propositi che non attuiamo mai. Quindi è molto importante capire questa differenza. Solo quando siamo dalla parte di Dio, la nostra vita acquista concretezza. Quando ci allontaniamo da Dio, la nostra vita comincia a diventare gassosa, per usare un termine caro a Papa Francesco.
liquida, gassosa, non è più affidabile. Ma c'è qualcosa che manca in questa creazione. Adamo è circondato da bellezza struggente, da una grande armonia. Adamo può parlare con Dio, Adamo può essere coinvolto nel progetto di creazione di Dio perché può nominare le cose, ma manca qualcosa nella vita di Adamo. Qualcosa che renda quella bellezza davvero bella, che dia splendore a tutta quell'armonia. È la mancanza di Eva nella vita di Adamo. Ecco allora che la creazione, affinché possa raggiungere il suo vero compimento, la sua vera armonia, la sua vera bellezza, deve avere questo pezzo mancante che è Eva. E cioè la possibilità che Adamo possa costruire una relazione alla pari con qualcuno che gli è simile, con qualcuno che possa davvero corrispondergli. È molto bello quello che suggerisce il testo della Genesi. Ci sta praticamente dicendo che soltanto quando noi scopriamo una relazione con qualcuno che è vicino a noi, che è alla pari con ciascuno di noi, solo in quel momento la bellezza è davvero bella, l'armonia è davvero armonica, il paradiso è davvero il paradiso. Senza questa relazione tutte le cose sono potenzialmente belle, potenzialmente armoniche, potenzialmente paradisiache, ma noi non le percepiamo così. E guardate, questa cosa che può sembrare distante dal nostro vissuto, adesso in un istante spero invece che possa diventare tremendamente concreta. Quando tu ti senti voluto bene, tutto splende. Quando tu vuoi bene a qualcuno, tutta la vita splende. Quando tu non ti senti voluto bene, anche se hai la salute, a te non ti interessa che hai la salute. Quando tu non ti senti voluto bene, anche se splende il sole, a te non interessa che splende il sole. Quando tu non ti senti voluto bene, puoi avere tutta la vita dalla tua parte, ma questa cosa non ti dà gioia. Che cos'è che ti dà gioia? Sentirti voluto bene, amato, poter amare. Quindi fin dall'inizio Dio, per poterci far percepire la bellezza di quello che fa, ci dona qualcuno, è in una relazione. Quindi tutte le volte che noi entriamo in una relazione, finalmente capiamo Dio e capiamo la bellezza di Dio. Facciamo un passo in avanti. Ci è stato detto tante volte, perché questi brani della Sacra Scrittura sono molto commentati ed è una grande fatica distaccarci dall'interpretazione che ormai abbiamo appiccicato addosso a questi brani. Nel senso che ormai ci siamo convinti di qualcosa e quindi non abbiamo più la libertà di rileggere questi brani facendoci dire altro, lasciando che questi brani possano in qualche maniera colpire ancora una volta il nostro immaginario e introdurci in maniera nuova anche dentro la nostra esperienza. Noi sappiamo che l'uomo è stato fatto a immagine e somiglianza di Dio, maschio e femmina li creò. Ma che cosa significa immagine e somiglianza di Dio? Cioè, quando noi assomigliamo a Dio? Guardate che questo è molto importante. Noi non assomigliamo a Dio da fermi. Assomigliamo a Dio solo quando siamo nell'atto di amare. Un uomo, una donna, quando amano, realizzano la somiglianza con Dio. Se io non amo, non c'è nessuna somiglianza tra me e Dio. L'uomo che ama, la donna che ama, è immagine e somiglianza di Dio. Guardate, questo è importantissimo, Perché in realtà questa immagine e somiglianza di Dio è un dinamismo dentro di noi, non è qualcosa di fermo, è una capacità, è Dio che è amore, è Lui che ha questa capacità di amare e ha creato noi capaci di amare. Non ci ha creati soltanto capaci di vivere, non ci ha dato semplicemente dei bisogni, non ci ha dato semplicemente delle abilità, non ci ha dato un'intelligenza, una tecnica. La cosa che ci avvicina a Lui, che ci rende immagine e somiglianza di Lui, è la nostra capacità di amare. Quindi per assomigliare a Dio noi dobbiamo amare. Quando noi non amiamo, non assomigliamo a Lui. Che cos'è il peccato? Il peccato è non amare, o amare male, e cioè rovinare questa immagine e somiglianza con Dio. Non a caso in tutta la predicazione di Gesù, il comandamento principale, quello che Gesù viene a dare come la cosa più importante di tutti, dicevamo che Israele aveva tanti precetti, tante regole da seguire. A un certo punto Gesù sintetizza tutte queste regole in una richiesta e dice così: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici.
Guardate che in questa frase sono contenute tante cose che ci spiegano l'amore. Perché anche in questo caso, quando noi diciamo assomigliamo a Dio quando amiamo, ma la domanda è: abbiamo capito che cos'è l'amore? E abbiamo capito come si ama? Gesù dice: non c'è amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Quindi caratteristica numero uno dell'amore. L'amore non è prendere, ma è dare, quindi è dono. È uscire da se stessi, non è riempire se stessi. Non di rado nella vita noi amiamo perché vogliamo piegare l'altro a riempire il nostro vuoto. Non dobbiamo leggere questa cosa colpevolizzandoci. Appunto, siamo umani, siamo fragili. E tante volte, per sentire che la vita vale la pena, abbiamo bisogno di colmare i nostri vuoti. E per colmare i nostri vuoti usiamo tutto, anche le persone che abbiamo intorno a noi. E chiamiamo questo amore. Ma l'amore non è questo. L'amore non è lasciarsi evangelizzare dal proprio vuoto, è disobbedire al proprio vuoto per donare noi stessi. È un po' come dire: io sono una persona ferita, ma la cosa più interessante della mia vita non sono le mie ferite, sei tu. E ci vuole amore per dire una cosa del genere, perché molto spesso noi usiamo gli altri per lenire le nostre ferite, usiamo gli altri per riempire il nostro vuoto e la nostra mancanza. E quando noi rimaniamo male, quando gli altri non riempiono questo vuoto e questa mancanza, quando gli altri non fanno quello che noi vorremmo che facessero, darci consolazione, venire incontro a quella che è la nostra sofferenza, darci una percezione della vita completamente diversa, cioè piegarli a quelli che sono i nostri bisogni. L'amore che ci insegna Gesù è un amore donativo. Non sta dicendo: tu puoi donare una volta che hai risolto tutti i tuoi problemi, tu puoi donare una volta che hai risolto tutti i tuoi vuoti. Perché vi dico una cosa che forse vi lascerà in angoscia: non succederà mai. Perché noi siamo persone che, se fossimo sazi e completi, non cercheremmo mai veramente quello che è l'essenziale. Il Signore ci ha voluto in questo modo per metterci sempre in un cammino. Gesù nel Vangelo maledice i ricchi, ma non perché sono ricchi, ma perché pensano che quella ricchezza gli ha colmato la loro mancanza, motivo per cui non cercano più Dio. Dice un salmo: l'uomo nella prosperità non comprende, è come gli animali che periscono. Quando tu hai tutto, non cerchi più la cosa più importante, l'essenziale. Allora, certe volte, sto per sfiorare un'eresia, dovremmo ringraziare il Signore per le nostre ferite, le nostre mancanze, perché è grazie a quelle ferite, a quelle mancanze, che noi siamo umili e ci mettiamo in cammino alla ricerca di ciò che conta, dell'essenziale. Quindi io non amo per riempire il mio bisogno e la mia mancanza, amo per disobbedire al mio bisogno e alla mia mancanza, amo donando. Non c'è amore più grande di dare la vita. Per chi? Dice, per gli amici. E qui Gesù introduce una categoria che è spiegata in maniera mirabile nel quarto Vangelo, cioè nel Vangelo di Giovanni, che è la categoria dell'amicizia. L'amico è uno che tu scegli come un soggetto del tuo bene. L'amicizia è una fraternità scelta. I fratelli e le sorelle non li scegliamo, gli amici sì. Cioè, ciò sta a significare che l'amore è amore quando tu vieni interpellato nella tua libertà, quando tu decidi di amare, non semplicemente quando sei costretto ad amare. Costretto ad amare dal fatto che magari siamo consanguini, ci troviamo nella stessa famiglia, ci sono delle dinamiche. Finché tu non scegli di amare qualcuno, non lo stai amando veramente. Finché lo ami per dovere, quello non è amore. Quindi ciò che deve caratterizzare l'amore è il coinvolgimento della nostra libertà. Gesù, a un certo punto, quando deve spiegare il suo di amore, perché la sensazione che si ha quando lui dice: io sono venuto per compiere la volontà del Padre mio, che la volontà del Padre mio è salvare, la volontà del Padre mio non è condannare. Poi a un certo punto scopre le carte e dice: devo andare a Gerusalemme sarò rifiutato dai sacerdoti, dagli scribi, dalla classe dirigente,
sarò fatto fuori. Quindi tutti capiscono che la volontà di Dio, cioè la volontà di suo padre, è che lui muoia per tutti. Ora, se voi pensate bene a questo, sembra che Gesù è vittima di una richiesta di suo padre. Il padre dice devi morire per loro e lui da servo muore per salvarci. E qui potremmo dire, ma che capolavoro di obbedienza quella di Gesù, esegue gli ordini del padre. No, 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 no. Gesù ci mette subito, chiarisce immediatamente che non è come noi immaginiamo. E a un certo punto del Vangelo di Giovanni dice così, nessuno mi toglie la vita, sono io a donarla da me stesso. Traduciamo. Io non sto morendo perché me l'ha detto semplicemente mio padre, ma perché io ho deciso di ascoltare quello che mi ha detto mio padre. La decisione fa la differenza. Finché tu sei obbligato ad amare qualcuno, beh, siamo una famiglia, è mio dovere amarti. Devi scegliere di amare. La categoria dell'amicizia è la categoria di poter scegliere chi stiamo amando. E attenti, questa è una cosa molto pericolosa. Perché a noi non piace la categoria della libertà, scegliere chi amiamo? Perché se tu ti prendi la responsabilità, non te la puoi prendere più con nessuno. Non puoi dire, ormai io mi trovo con questa persona, sono obbligato a vivere questa cosa. No, no, tu l'hai scelto liberamente. Ed è così per tutte le cose più importanti della nostra vita. Valgono la pena solo se siamo liberi. Voi sapete che se una persona celebra il sacramento del matrimonio non in piena libertà o costretto da qualsiasi circostanza, il sacramento è invalido. Siete venuti a contrarre matrimonio in piena libertà, senza alcuna costrizione, pienamente consapevoli della scelta che state facendo e quello che noi leggiamo durante il rito del matrimonio. Sappiate che questo è vero anche per la nostra consacrazione, no? Un'ordinazione sacerdotale è invalida se la persona che viene ordinata non è libera. Insomma, che cos'è che rende efficace un sacramento? La libertà. Ma la libertà significa che da quel momento in poi tu sei responsabile, non te la puoi prendere più con nessuno, tu lo hai scelto. Nessuno ha un amore più grande di questo, dare la vita per i propri amici. Allora, fermarci a questo quadro iniziale significa per noi andare alla radice della nostra esperienza e dire che il Signore ci ha fatti in maniera tale che per assomigliare a Lui dobbiamo amare. E amare significa avere qualcuno da amare. Amare come? Amare donando noi stessi. Amare, e quindi disobbedendo alle nostre mancanze, alle nostre ferite, amare, scegliere di amare, essere coinvolti dentro la nostra libertà. Ora, se questo quadro iniziale fosse rimasto intatto, sarebbe stato davvero il paradiso. Perché il paradiso è questo, è poter amare liberamente, totalmente, e percepire che tutto è bello perché io sono come Dio, posso amare da Dio. Invece a un certo punto subentra in questo quadro di distruggente bellezza l'opera del serpente, il tentatore. E voi sapete che il serpente, quando comincia a parlare ad Adamo ed Eva, in realtà che cosa fa? Non fa niente per spaventarli, la sua opera non è un'opera mostruosa esternamente. Avrebbero giustamente potuto capire subito quali erano le intenzioni se si fosse mostrato nella sua verità. Invece il serpente ha la capacità, attraverso i suoi ragionamenti, di cambiare lo sguardo. Se prima lo sguardo di Adamo ed Eva è uno sguardo benedicente, se io vedo te, adesso finalmente capisco il paradiso. Questo è lo sguardo di Adamo su Eva. È lo sguardo di Eva su Adamo. Capisco Dio perché ho te. Capisco la bellezza di Dio perché io ho te. È uno sguardo benedicente. Che cosa succede dopo il peccato originale? Che cambia il loro sguardo.
non hanno più la capacità di vedere nell'altro ciò che rende la bellezza bella, l'armonia perfetta, il paradiso, il paradiso. E noi ce ne accorgiamo subito, perché dopo che loro mangiano dell'albero, disobbedendo a quello che è stato, quella che è stata l'indicazione di Dio, quando Dio chiede conto ad Adamo di quello che hanno fatto, sapete cosa fa Adamo? Dà la colpa ad Eva, ed Eva dà la colpa al serpente. Comincia un'altra dinamica, che non è più la dinamica dello sguardo benedicente, ma la dinamica del cercare il colpevole. Qualcosa del genere succede anche nella nostra vita. Inizialmente, quando amiamo qualcuno, il nostro sguardo è pulito, è benedicente. Beh, saremmo stupidi, no? Se scommettessimo la nostra vita non avendo questo sguardo benedicente sull'altro. Ma poi a un certo punto il male comincia a operare dentro la nostra vita, il tentatore. Il tentatore non agisce per farci semplicemente sbagliare, ma per farci cambiare il punto di vista. Quindi quando io comincio a sperimentare che non sono pienamente felice, devo trovare un colpevole. E solitamente il colpevole è chi ho di fronte. Se io non sono felice, è per colpa tua. Quante volte nelle famiglie alcuni strappi avvengono dalla convinzione di fondo che se io non sono felice, è per colpa tua che io non sono felice. Io avrei voluto avere la felicità, ma tu me l'hai tolta. Avevo sperato che tu fossi la persona che mi poteva rendere felice, ma così non è stato. E quindi la dinamica di coppia comincia a diventare una sorta di ping pong del colpevole. Chi è colpevole di cosa? Chi? E qui diventa una guerra a volte terribile, dove ci si fa molto male, perché più una persona pensa che l'altro è stato la causa della propria infelicità, più aumenta il rancore nei confronti dell'altro. E aumentando il rancore nei confronti dell'altro c'è separazione, divisione, non c'è più amore, ma c'è il contrario dell'amore, che è appunto l'odio, che è un amore andato a male. È molto importante smascherare questa dinamica, perché molto spesso quando noi guardiamo la nostra famiglia, quando noi guardiamo ognuno la propria vocazione, a un certo punto quando ci si accorge che quella vocazione non mi sta rendendo felice in maniera perfetta o che io sto sperimentando una qualunque difficoltà, ecco che la dinamica che scatta dentro di noi è la ricerca del colpevole. E il colpevole, cioè il colpevolizzarsi, è sempre sbagliato. Quindi attenti, non è solo sbagliato colpevolizzare il coniuge, ma anche se stessi è sbagliato. È la domanda che è sbagliata. Qui la domanda non è chi è il colpevole, ma come si fa a venire fuori da questo pantano. Se tu sei infelice, devi prendere sul serio la tua infelicità, non trovare il colpevole. Devi lasciare che in quell'infelicità la gloria di Dio possa manifestarsi. C'è un brano molto bello raccontato nel Vangelo di Giovanni, in cui a un certo punto Gesù con i suoi discepoli incrociano la vita di un uomo che è segnato fin dalla nascita da un handicap. È cieco fin dalla nascita. E la domanda che fanno i discepoli a Gesù è molto semplice: di chi è la colpa? Perché è cieco? Di chi è la colpa? Sua o dei suoi genitori? Vedete che sguardo noi abbiamo sulle cose? Quando noi viviamo una difficoltà, la cosa più normale che ci viene da domandarci è questa: di chi è la colpa? Chi ha peccato, lui o i suoi genitori? E Gesù dice: né lui né i suoi genitori, ma è così affinché si manifesti in lui la gloria di Dio. Quindi non sta negando che quella persona sia cieca, non sta negando che quella persona sta vivendo una difficoltà, che sta vivendo un buio. Ma paradossalmente Gesù sta dicendo che quel buio è il luogo dove si può manifestare la gloria di Dio. Immaginate un po' se noi potessimo rileggere così le nostre crisi, le crisi familiari, le crisi di coppia,
non sono semplicemente il luogo dove noi dobbiamo trovare il colpevole, ma un luogo dove si può manifestare la gloria di Dio. Eh sì, perché se tu riesci a passare indenne in una crisi, quella crisi ti cambia e solitamente ti porta a un livello superiore. Se ci passi indenne però, perché lo scopo della crisi è distruggerti, lo scopo del male è distruggerti, è distruggere il progetto iniziale, è frantumare l'immagine e somiglianza di Dio, è convincerti, attenti, che non vale la pena amare e che amare, scusate il termine, è una fregatura. È questo che vuole fare. Ma andiamo avanti, perché vi accorgerete, adesso userò altri rapporti familiari per mostrarvi come noi abbiamo una difficoltà esattamente nell'amore e come molto spesso il male ci evangelizza attraverso queste difficoltà. Vi ho detto che fin dall'inizio la creazione, per essere davvero completa, ha bisogno di una relazione. Dio dona ad Adamo una relazione, gli sta dicendo che se tu vivi quella relazione, allora la creazione è perfetta. Dopo il peccato originale, Adamo ed Eva generano dei figli. E attenti, Caino e Abele, che sono due fratelli, in realtà nella dinamica iniziale dovrebbero dire, anzi Caino dovrebbe dire, che meno male che c'è Abele, perché adesso sì che la creazione è completa, perché ho un fratello. Invece qual è il ragionamento di Caino? Che per colpa del fratello lui non è più l'unico al mondo. È narcisismo lo stato puro, eh? Che per colpa del fratello lui non è più felice. Quindi il fratello è il suo nemico. Il fratello è l'oggetto del suo odio. E voi sapete che questo odio arma la mano di Caino fino al punto di ammazzare il fratello Abele. Allora attenti, noi non ci accontentiamo semplicemente di cercare dei colpevoli. A volte la ricerca del colpevole ci incattivisce fino al punto di fare del male. Quindi se noi ci accontentassimo soltanto di dire stiamo passando la vita a trovare dei colpevoli, ma possiamo anche, accettare che siamo così limitati. No, questa ricerca del colpevole può degenerare fino al punto di incattivirci e tirar fuori il peggio di noi. Possiamo diventare degli assassini. E si diventa assassini in tanti modi, eh? Anche le parole sono delle armi che uccidono, anche i silenzi sono delle armi che fanno del male. E trasformare la vita dell'altro in un inferno, in una morte. È interessante come Caino chiami il suo fratello in campagna, sembra che vuole parlarci, ma in realtà lo uccide, alza la mano contro di lui. E sapete qual è la menzogna? Di che cosa è convinto Caino? Che se ammazzerà Abele lui finalmente sarà felice. E invece non solo non è felice, ha segnato la sua vita drammaticamente in maniera negativa. Indelebilmente Caino si porterà addosso il segno di questa ferita, di questa colpa. Quindi, vedete qual è la menzogna? Se io mi libero di questa persona, tornerò ad essere felice. Non è così. Non lasciatevi evangelizzare da questi ragionamenti. A volte noi dobbiamo cercare di saper leggere le cose da un altro punto di vista. Ora, se nella vostra testa stanno nascendo degli esempi concreti, no? O perché vi riguardano come famiglia, oppure perché avete in mente delle persone, delle situazioni concrete, anche di fallimento, tenetele in caldo dentro la vostra mente, perché oggi pomeriggio poi prenderemo sul serio esattamente la possibilità di trovarsi in una situazione di fragilità, dove le cose non sono andate bene. Ma fermiamoci questa mattina alla dinamica di questa relazione. Caino e Abele mostrano ancora una volta la fallibilità di questa relazione. Ma andiamo avanti. Che cosa troviamo ancora nell'Antico Testamento? Un'altra storia. Questa volta, allora, prima era una storia tra coniugi, poi una storia tra fratelli, adesso la storia è tra un padre adottivo e un figlio adottivo.
È la storia di Saul e Davide. Lasciate perdere la parola adottivo, perché ricordatevi che si è genitori quando ci si prende la responsabilità di qualcuno, non semplicemente quando si mette al mondo qualcuno. Si diventa padri e madri quando ci si prende la responsabilità della vita di qualcuno. Non basta generare biologicamente qualcuno. Ora, Davide viene preso in casa di Saul come se fosse un figlio. Non a caso la strettissima amicizia di Davide con Jonata è un'amicizia di estrema fraternità. Ma poi scatta un meccanismo di gelosia. Saul si accorge che Davide è preferito, comincia a intuire che Dio ha scelto lui per prendere il suo posto. E quindi da figlio diventa il nemico. E Saul inizia una forma di persecuzione nei confronti di Davide. È terribile questo, eh? È una delle stagioni più difficili della vita di Davide. Davide ha vissuto tante cose difficili nella sua vita. Lo vedremo anche nel prossimo episodio, ma fermiamoci su questo. In questa relazione un padre si mette a combattere con suo figlio. Paradossale, un padre dovrebbe proteggere la vita di suo figlio, invece diventa il suo antagonista. Comincia a diventare geloso di suo figlio. Comincia a diventare geloso di questo ragazzo. Mette in atto una forma di affetto, di affezione che è totalmente adolescenziale. Questo adulto si comporta come se fosse un adolescente. E invece questo adolescente si comporta come se fosse un adulto. Perché arriva il momento in cui, e questa è una cosa molto bella, in cui Saul cade in trappola perché si ritrova in una caverna completamente disarmato, dove Davide è nascosto, e Davide ha la mano a favore per poterlo uccidere. Ma Davide non lo fa. Davide non uccide Saul. Anzi, si allontana da lì e grida dalla collina dicendo: guarda, io avrei potuto ucciderti e non l'ho fatto, non ho niente contro di te. Che bella questa cosa, eh? L'idea di Saul è: se ucciderò Davide continuerò ad essere re, questa è la sua idea. Saul, Davide sa che lui è stato prescelto come re di Israele, ma non ha nessuna intenzione di uccidere quello che in quel momento è il re di Israele, che è Saul. E cioè, mentre Saul si è incattivito fino al punto di diventare come Caino, Davide, come un novello Abele, non smette di essere Abele. E cioè non si lascia incattivire da questa relazione. Ed è un miracolo, eh? Perché quando una persona ti ferisce, la cosa più immediata che ti viene da fare è ferire. E Davide invece soffre, ma non lascia che quella sofferenza marcisca in lui. Non lascia che quella sofferenza tiri fuori il peggio di lui. Quindi si tratta di dire che certe volte nelle nostre famiglie ci sono delle dinamiche di sofferenza. E la sofferenza viene dalle persone che avrebbero dovuto amarci. Ora la domanda non è se quella sofferenza è vera o meno, ma che cosa sta producendo quella sofferenza nella mia vita. Mi sta incattivendo o io sto resistendo dalla tentazione di lasciarmi incattivire da quella sofferenza? Mio padre avrebbe dovuto far questo, invece non lo ha fatto. D'accordo, tuo padre non si è comportato da padre. Come vivi tu il dolore di un padre che non si è comportato da padre? Di una madre che non si è comportata da madre? E così via, eh? Sono dinamiche molto importanti che dobbiamo lasciare che la parola illumini. Perché nella nostra testa come dovrebbe finire la storia? Che a un certo punto convinci tuo padre, lo converti, non ti mette più nella situazione di quella sofferenza. E se quella sofferenza durerà per tutto il resto della vita, tu come te la vuoi vivere quella sofferenza? Capite che la santità non è per forza risolvere questi conflitti, a volte è resistere in questi conflitti affinché quei conflitti non ci incattiviscano. Questa è la santità. Cioè,
Io posso decidere come vivermi io questo dolore, ma a volte non ho il potere di cambiare la persona che mi sta facendo soffrire. Non ce l'ho questo potere. Ho il potere però di non lasciare che la sofferenza che questa persona mi sta dando tiri fuori il peggio di me. Questo sì che ho il potere di farlo. Faticoso, eh? Ma questa è la santità. A un certo punto Saulo farà una brutta fine, morirà ammazzato, e Davide diventerà il re di Israele. Per Davide la morte di Saulo e di Jonathan sarà un dolore immane, sarà la morte di un padre e di un fratello. Quando lui diventa adulto, anche lui sbaglia e combina delle cose terribili, come uccidere un amico per prendersi la moglie. Non è proprio una passeggiata questo, eh? Quindi non dobbiamo canonizzarlo pensando che i santi sono solo quelli che non si lasciano incattivire dalla sofferenza. Anche i santi possono combinare delle cose che non sono proprio simpatiche per essere buoni. Ma Davide non è stato soltanto sfortunato in termini di padri che gli hanno voluto bene. Tra l'altro il suo padre biologico, io lo ripeto spesso, Jesse, è uno di quelli che si era dimenticato che esisteva. Quando presenta tutti i figli al profeta Samuele, gli sfugge che c'ha anche Davide come figlio. Alla fine dice, ah no, scusa, ce n'è ancora uno. Sarebbe interessante, il dialogo dovrebbe essere, Jesse si rivolse alla moglie e gli disse, chiama tuo figlio. Perché ogni tanto i figli diventano di qualcuno, ma non nostri, no? Chiama tuo figlio, ecco. Non c'è scritto, eh? Ma andate a cercare nella Bibbia questa, così dice, oh, ma Don Luigi ci ha parlato di questo dialogo. A un certo punto Davide genera dei figli anche lui e non è fortunato nemmeno con i suoi figli. Vive un rapporto burrascoso con alcuni di loro, tra cui con uno dei più intelligenti, più furbi, più scaltri e più belli, che è Assalonne. Questo ragazzo, a partire da una vicenda tristissima di violenza familiare, di abuso, che accade nella famiglia di Davide, si sente legittimato a organizzare una sorta di colpo di Stato per deporre suo padre dal trono. Quindi, vedete, Davide ha avuto un padre che lo voleva combattere e adesso ha un figlio che lo vuole distruggere. Che brutto, eh? Si sono capovolte le situazioni. Questa volta è un figlio che si comporta da Caino nei confronti del padre. E succede che Assalonne comincia a costruire attorno a sé un seguito. Comincia a organizzare attorno a sé un esercito. E riesce man mano a marciare su Gerusalemme, tant'è vero che a un certo punto Davide si accorge che l'esercito di suo figlio Assalonne è talmente forte che è sicuro che vincerà, e quindi scappa da Gerusalemme in Transgiordania. È un momento difficilissimo per lui, perché questo colpo di Stato sembra averla avuta vinta, ma in realtà in queste storie raccontate, proprio nella vicenda di Assalonne, arrivano proprio gli intrighi più terribili delle relazioni umane, no? Perché è una storia di spionaggio, di tradimenti, in cui tutte le situazioni a un certo punto sembrano finire in un modo, ma poi vengono capovolte alla fine. E nella foresta di Efraim l'esercito di Assalonne perde, e lui stesso, ragazzo bellissimo con dei capelli straordinari, ma proprio a causa di questi capelli, mentre sta passando con il cavallo in mezzo a dei rami di una quercia, rimane impigliato nell'albero. Allora il capo dell'esercito di Davide può ucciderlo. Attenzione, Davide aveva chiesto espressamente di non uccidere suo figlio, aveva chiesto di non ucciderlo, come espressamente aveva chiesto di non uccidere Saul. Il figlio viene ammazzato,
E la reazione di Davide dovrebbe essere di gioia perché è stato liberato da un colpo di Stato e lui può tornare sul suo trono. Invece la parola di Dio registra uno dei dolori più drammatici di tutto l'Antico Testamento. Figlio mio, Assalonne, figlio mio, fossi morto io al posto tuo, figlio mio, Assalonne. Guardate, quest'uomo ha sofferto a causa del figlio, eppure se deve scegliere tra la sua vita e la vita di suo figlio, dice fossi morto io al posto tuo. La capacità di amore di Davide è straordinaria, eh? Non c'è amore più grande di questo, dare la vita. Però se voi date la vita per gli amici lo capisco, ma qui c'è uno che non si è comportato da amico. Ma Davide non smette di voler bene a questa persona dicendo se avessi potuto scegliere meglio io morire che tu. A me piace tantissimo questa fragile debolezza luminosa di Davide. È una fragile debolezza, perché essere così significa essere esposti. Quando tu vuoi bene a qualcuno diventi vulnerabile. Ma Davide non smette di rimanere vulnerabile all'amore anche di chi non si merita di essere voluto bene, non si merita secondo un'ottica nostra. Ecco, vi ho voluto fare questa carrellata di fallimenti relazionali, no? C'è un fallimento di coppia, un fallimento di fratelli, poi padre-figlio, figlio-padre, eh? Potremmo fare anche madre figlia, figlia madre, insomma potete mescolare queste relazioni in tutte le salse, e ci sarebbero tante storie che potrebbero testimoniarlo. Ma perché mi interessa tanto aver fatto questo approfondimento? Perché il male a un certo punto riesce nel suo intento, trasforma la persona che amiamo in un nemico. Ha il potere di cambiare il nostro sguardo. Come ci comportiamo quando ciò avviene? Cioè, se a un certo punto noi ci troviamo nella situazione in cui chi amiamo non è più una persona a cui tu daresti la vita perché esternamente si merita quell'amore, ma quella persona comincia a diventare mediocre, superficiale, intrattabile, non è più lo specchio di quella bellezza, ma diventa evidentemente un ostacolo alla tua gioia, diventa un tuo nemico. Che si fa? Bene, si fa come dice Gesù al capitolo 6 del Vangelo di Luca, dai versetti 27-38, che lascio alla vostra meditazione di questa mattina. Luca 6, versetti 27-38. Sentite, allora adesso ci troviamo nella situazione in cui Adamo non si trova davanti a Eva come il compimento del suo paradiso, ma si trova davanti al suo nemico. E Gesù dice: ma a voi che ascoltate, io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra, a chi ti strappa il mantello non rifiutare neanche la tunica, dà a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così voi fate a loro. E rincara la dose. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto.
Amate i vostri nemici, fate del bene, prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati, perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato, una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Io non credo che ci sia niente di più chiaro di quello che Gesù ci insegna nel Vangelo. Ora rallentiamo per un istante questi versetti e diciamo qualcosa. Così come ieri sera condividevo, io posso solo aiutarvi nei primi due step. Leggere il testo e domandare: che cosa dice a te questo testo? Ora, in questo momento, vi lascio qualche suggestione che può aiutarvi nel rispondere alla domanda: che cosa vi dice questo testo? Ma il terzo step, mettere in pratica, non riguarda più me. Allora, noi pensiamo questa cosa. Quando ci troviamo a cambiare lo sguardo nei confronti delle persone che amiamo, io cambio lo sguardo nei confronti di mia moglie, di mio marito, di mio padre, di mia madre, di mio fratello. Quando io cambio lo sguardo nei confronti di qualcuno che amo, che cosa devo fare? Devo convincermi che non è così? A volte è innegabile, perché le persone che abbiamo di fronte ci hanno dato dei validissimi motivi per cui considerarli nemici. Cioè, non sempre è una nostra impressione, Non sempre dice: sai, ci siamo sbagliati. Ora, Gesù sta dicendo: ci troviamo oggettivamente davanti a un nemico. Che cosa dovrei fare con un nemico? Non comportarti a specchio, dice Gesù. Perché se tu ti trovi di fronte a un nemico, tu ti metti sulla difensiva. E lui dice, invece no, ama. Amate i vostri nemici. Fate del bene a quelli che vi ripagano con l'odio. Benedite, dite cose buone nei confronti di quelli che vi maledicono, che dicono cose brutte nei vostri confronti. Pregate per quelli che vi trattano male. Guardate che questa roba qui è impossibile da vivere solo con le nostre forze. È qui che ci viene in aiuto lo Spirito Santo. Cioè, senza la grazia di Dio, nessuno riesce a vivere questa pagina del Vangelo. Ed è la grazia di Dio che, come ci è stato detto, misteriosamente rimane in azione, ad esempio, in una famiglia, anche quando quella famiglia è sfasciata. La grazia di Dio rimane lì, forse è sepolta dai detriti, ma è lì. Due, i sacramenti sono un luogo dove noi prendiamo la grazia di Dio. La parola di Dio è un luogo dove la grazia di Dio si manifesta come luce. L'amicizia, che altro non è che la declinazione della Chiesa. Tutti abbiamo bisogno di Chiesa, cioè di amici che ci aiutino, che ci salvino la vita. Quindi non dobbiamo rivolgerci soltanto alle nostre forze, ma dobbiamo chiedere al Signore di darci la forza di vivere così. Ma la domanda è: abbiamo desiderio di vivere così? Perché il nostro desiderio non è questo. Il nostro desiderio è dare una lezione ai nostri nemici. E cambiare i nostri nemici, e fargliela pagare i nostri nemici, e mettere un argine ai nostri nemici, e voler convertire i nostri nemici. Io ve lo ripeto, noi non abbiamo potere di decidere come gli altri dovrebbero farsi santi. Posso decidere io come mi posso fare santo. Pregare per un altro significa avere la certezza, ad esempio, che, come dice Paolo, è lui, cioè il Signore, che suscita nel cuore l'agire e il volere. E quindi quello che io non ottengo con i ragionamenti, le infinite discussioni, i litigi, perché non ci riesco più orizzontalmente a ottenere un cambiamento, il Signore lo può fare da un'altra strada. Dice: sì, ma la persona che è di fronte ha il cuore chiuso. Ma io vi ricordo che il risorto entrò nel cenacolo a porte chiuse. La domanda è: voi ci credete che il Signore può entrare in un cuore chiuso? Molto spesso per noi è una questione di fede. Non è una questione di avere soltanto degli strumenti,
Perché vedete, amici, io non sono né un pedagogista, né uno psicoterapeuta, né un terapeuta di coppia. Non posso darvi strumenti in questo senso. Io posso darvi solo quello che ho, quello che mi insegna Gesù. E Gesù ci insegna fondamentalmente questo, che c'è un'unica strada, anche quando l'altro lo vedi come il colpevole della tua infelicità, amarlo. E quando dice gratuitamente, significa che nella gratuità, significa che tu non stai aspettando il contraccambio, stai amando a fondo perduto, amando in perdita. Ma non è mai in perdita, perché è il Signore che ti ha domandato di amare così. Perché se tu stabilisci soltanto un patto di reciprocità, basta che uno venga meno nella reciprocità ed è venuta meno la coppia. Allora, la reciprocità è una cosa buonissima. Io voglio bene a te e tu vuoi bene a me. Ma la differenza cristiana sta nel fatto, perché dice Gesù nel Vangelo, tutti fanno così, anche i pagani si comportano in questo modo. Io faccio un favore a te e tu fai un favore a me. E non c'è niente di male, eh? Ma se uno viene meno, allora lì io sono chiamato a esercitarmi nella gratuità, in fare qualcosa senza aspettarmi il contraccambio. È facile? No, è impossibile presso gli uomini, dice il Vangelo, ma non presso Dio. Tutto è possibile al Signore. Tu ci credi che il Signore possa far questo e possa agire attraverso la tua debolezza, la tua fragilità? Tu credi che tu puoi farti santo anche in una situazione del genere? Allora capite che io non ho da vendervi una tecnica, non ho nessuna tecnica da suggerirvi, se non quella di dire, ravvivare in ciascuno di voi il desiderio di vivere in questo modo. Allora se io ho un padre, che non è un padre, ma è un patrigno, che è una persona che si comporta male nei miei confronti, che invece di essere un aiuto è stato un mio contendente, è stato un mio, una persona che mi ha ostacolato nella vita. La domanda è, sono capace di poter perdonare questa persona? Non di cambiarla, perché io non ho il potere di cambiare questa persona, ma ho il potere di arginare gli effetti nefasti della sua cattiveria nella mia vita. Il perdono è questo, arginare gli effetti nefasti del male. Posso perdonare mio padre? Anche se non posso cambiarlo? Sì, con l'aiuto di Dio puoi. Posso voler bene a mia moglie o a mio marito dopo che mi ha fatto una cosa terribile e mi ha chiesto magari perdono? Cioè possiamo ripartire come coppia? Sì, con l'aiuto di Dio puoi. Umanamente no. Se fosse solo umanamente, noi non potremmo farlo. Allora, la differenza che è data nel sacramento sta nel fatto che noi non siamo soli in tutto questo, che Gesù ci dice che questa richiesta che lui fa non è una morale che ci sta facendo alla vita. Ah, devi amare i nemici, devi dare il mantello a chi te lo domanda, devi porgere l'altra guancia, no? Non ce lo sta chiedendo come se fosse una richiesta morale. Ci sta dicendo che noi possiamo diventare capaci di tutto questo se crediamo in lui. Se abbiamo una vita spirituale. Se lasciamo che la grazia di Dio possa agire dentro ciascuno di noi. Allora, mi piacerebbe che questa mattina ognuno di noi si domandasse personalmente che sguardo ha sull'altro. Se ha uno sguardo benedicente, come lo sguardo della creazione, lo sguardo di Adamo su Eva, quando il Signore gli ha fatto la grazia di donargli una relazione. Se abbiamo questo sguardo uguale sui nostri genitori, anche noi siamo figli di qualcuno. Sui nostri figli, anche noi abbiamo qualcuno magari di cui aver cura. Sulle persone che abbiamo intorno, che sguardo abbiamo? Abbiamo lo sguardo di chi cerca il colpevole? Abbiamo lo sguardo di Caino nei confronti di Abele? Di Saul nei confronti di Davide? Di Assalonne nei confronti di Davide? Che sguardo abbiamo? E quando ci siamo resi conto di quello sguardo, invece di rimanere sgomenti, spaventati, allora lasciamo che il Vangelo possa davvero evangelizzarci, cioè cambiare completamente la prospettiva. Gesù l'aveva detto così chiaramente: chi vuole seguire la mia strada, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Che tradotto significa, amici, chi vuole seguire la mia strada
Smetta di voler risolvere lui da solo il problema, rinneghi i suoi soli ragionamenti, prenda la situazione così com'è e mi venga dietro. Sono io a portarlo da qualche parte. Quindi io non lo so perché il Signore a volte ci mette in delle situazioni che sono paradossali. Scusate, non è paradossale a vivere nel paradiso terrestre e rovinare tutto? È quello che fa Adamo ed Eva, eh? Non è paradossale invidiare un ragazzo? Non è paradossale voler uccidere tuo padre per una sete di potere? Su cose che succedono. Ma qui il problema non è spiegare il paradossale, è dire come noi vogliamo disinnescare quello che il male vuole tracciare come qualcosa che ormai non si può più cambiare in nessun modo. Rileggete questa pagina del Vangelo di Luca e fate un raffronto vicendevole. Spiegatevi l'un l'altro, secondo voi, che cosa significa questo. Voglio soltanto fare due piccole annotazioni, onde evitare dei fraintendimenti. Quando noi leggiamo «A chi ti percuote sulla guancia offri anche l'altra», vi prego di non pensare che questa sia la giustificazione, ad esempio, della violenza domestica. Perché se uno ti usa violenza, volergli bene significa andare dai carabinieri. È chiaro? Qui quello che c'è scritto nel Vangelo significa che anche se uno ti usasse violenza, tu non accumulare rancore. Ma quella persona però non può continuare così, eh? Primo fraintendimento. Seconda cosa, proprio alla fine dice così: non giudicate e non sarete giudicati. Io sapete quante volte vedo delle famiglie dove ormai l'unico alfabeto è il giudizio sull'altro. Non c'è più ascolto, c'è un giudizio. Non condannate e non sarete condannati. Sapete cos'è la condanna? Io ormai ho deciso che tu sei così e non cambio idea. Terza cosa, perdonate e sarete perdonati. Solo l'amore fa ripartire le cose, il perdono fa ripartire le cose. Che cosa significa perdonare? È dare possibilità. Quante volte? 70 volte 7. Date e vi sarà dato. Non dice prendete quanto più potete. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma, traboccante, vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Insomma, credo che il Signore questa mattina ci abbia dato tanti spunti, no? Su cui poter verificare la nostra vita. Le chiavi di lettura sono duplici. Ognuno guardi se stesso e poi come famiglia, come coppia, poter guardare questa parola del Signore, perché nasca non solo una consapevolezza, ma nasca una decisione. Da questo momento in poi, che cosa vogliamo fare? Da questo momento in poi, come vogliamo vivere? Buona preghiera.